quello che ho detto. Quello vuol dire che stai guardando lì. State dalla. Fino a 10.000 punti con praticamente tutta la nazione italiana. Uno può, in mezzo al gruppo c'è comunque rilassato, nonostante il Laossi, Giorgia Bormida, Federica di Natale, poi Lorenzato, Laura Peveri, Luisa Ullaue. Intanto il segno maschi all'appello per la 10.000, finale 10.000 punti, segno maschi all'appello, grazie. Motore c'è, bisogna cominciare. Due punti. Allenamenti ad andature e... sono i primi punti. Vabbè, possono così, una volta il livello era più alto. 181, 757. No, ho tirato per avere cercare, ma non... Oh, Linda Ossi che parla appena finita. La 530. Adesso si chiama un giro. 482. Comunque già siamo pronti, il gruppo è allungato e la candidatura è forse nata in questi primi giri. 751, 244. Dopo che stanno facendo un'altra cosa, sono abbassate, ma non sta facendo per i punti anche per Giulia Corsini e Federica di Natale. Dicevamo c'è più o meno tutta la nazionale, anzi c'è tutta la nazionale. Pomeriggio ho detto fare un lavoro di 289, 181. Primi punti anche per Luisa Ullaue, un'altra delle migliori fondiste a livello nazionale e non solo. E poi è andata a prendersi un altro punto Linda Ossi, che è sulla mia offerta di sopracciglio, è già salita a 3. Cosa succede? Fanno un balletto e... all'avanti Luisa Ullaue come il consueto. 289, 181. Parlavamo precedentemente della tattica di gara che alcuni atleti poi vivono anche nelle categorie giovanili. Si fa così. A livello signore sicuramente lui è dovuto fare attenzione. Attenzione, c'è un'azione. Preparazione 816, 758. Dai che lo rallentato. E sono i due compagni di squadra. Giorgia Bormida, hanno preso una podio. Vediamo se provano, vediamo se ci provano. Faccio tutto il lavoro, la prendo, vieni con me, facciamo la borsa. 816, 758. Sono le due compagne di squadra dell'Olimpiade pattinatori Siracusa che hanno preso un po' di vantaggio, vediamo di quantificarlo. Sui 758, 816. Vantaggio già di 7 secondi e mezzo. Giorgia Corsini e Roberta Tagliata con 7 secondi di vantaggio. Vediamo, il gruppo non sembra convintissimo, non sembra. E è rimasta da sola.
816, 758. Numero 838, prima munizione, 838. Passaggio, punti di meno 16 per Rosa Corsini. Ottocentosedici, 244. Un punto per la Federica Di Natale che sale a 2. Sono 9 i punti di Giorgia Corsini sul nostro cartellino. Sono 5 quelli di Roberta Tagliata, 4 per Luisa Unaway, 4 per Linda Rossi. Sempre molto ufficiosamente e provvisoriamente, visto che siamo ancora, ancora in corso o in dopo. È tornato compatto, anzi bello allungato. 757-81. I due punti per Melissa Gatti, primo invece per Irene Paganelli. E adesso sono partite in due, il gruppo è spezzato in più tronconi. Queste andature velocissime di queste gare a punti. Però 247. I primi punti per Laura Lorenzato e Laura Peveri che stanno provando, sono fuori. Sono due atlete del giro della nazionale, Laura Peveri anche grandi risultati sul ghiaccio, ha vinto anche la Coppa del Mondo Junior, uno dei migliori talenti del nostro pattinaggio, e provano a uscire. 286-247. Tre punti anche per Laura Peveri. Il gruppo in due spezzoni con Laura Peveri e Laura Lorenzato in fuga, e proviamo a quantificare il loro vantaggio. Arriva la testa della corsa, come si dice in gergo ciclistico, 247-286, e hanno preso un gran vantaggio, non sembrava all'inizio, invece hanno preso un enorme vantaggio, 10 secondi e 5, e Linda Rossi con Elena Rossetto che si sono messe all'inseguimento, vediamo con che convinzione. Quasi 11 secondi di vantaggio per Lorenzato e Peveri. Quando al passaggio saranno i punti di meno 11. Ok, atlete doppiate, fermarsi per favore, doppiate, fermarsi, grazie. Vediamo se Linda Rossi ha intenzione di portare un vero forcing, no, semplicemente sta controllando il gruppo. E andiamo a quantificare il vantaggio delle due fuggitive. 247-286. E adesso andiamo a vedere il vantaggio che è di 12 secondi. È aumentato ancora il vantaggio di Laura Peveri e Laura Lorenzato, che a questo punto andranno a caccia di tutti i punti. E vediamo francamente difficile un ricongiungimento, anche se tutto può essere se il gruppo si mette d'accordo. Se n'è andata Laura Lorenzato, 247-286. Se n'è andata Laura Lorenzato, anche se hanno un vantaggio abissale, leggermente più
passo di prima, 9 secondi e 5, ma probabilmente dovuto a qualche cambio differente sul grosso del gruppo. Sono 9 i punti della Lorenzato, 247, 286, 286. E a questo punto il gruppo sembra aver tirato i remi in barca, almeno così sembra. Giorgia Corsini che si guarda intorno, lascia Martina Zanini l'onere di tirare e ora ripassa la Lorenzato e vediamo il suo vantaggio. ...247... ...757... punto per Melissa Gatti. A questo punto Laura Lorenzato ufficiosamente, poi Laura Feveri, poi Giorgia Corsini. Su queste due, sul secondo e terzo posto, il mio cartellino non si sbilancia, invece però si sbilancia abbastanza tranquillamente su Laura Lorenzato, quando al passaggio saranno i punti di meno 7. Meno 6, rettifica, punti di meno 6, 247. 244. 'Chiedo al pubblico di Cassano di sostenere Laura quando passa, è rimasta da sola in fuga Laura Lorenzato, con un applauso quando si affaccerà sul rettilineo di arrivo. Un po' di vai, porta, vai Laura, questo applauso per te di incoraggiamento. 247, 289, 247, 838. I primi punti per un'altra maglia azzurra che è Sofia Saroni, quando mancano 181, 757 il traguardo precedente. I doppiati si possono fermare ma non devono in alcun modo entrare nel gruppo delle atlete a pieni giri. ...181, 244. E al passaggio campana e al passaggio campana c'è Linda Rossi che ha preso il comando saldamente la testa della corsa con proprio Linda, campana per lei. 181 410, punto anche per Giorgio Valanzano e ora traguardo da 3, 2, 1.
traguardo finale, traguardo da 3-2-1. Romagna pieni giri, Laura Pegari, ecco il traguardo qua, Linda Rossi e Giorgio Valanzano. Linda Rossi va a prendersi il traguardo finale con Valanzano e Saronni.